permettetemi di ringraziare per tante cose, ma insomma per questo in particolare la Fondazione Porcioli, Franco, Calzaneghi e Miriam, perché per me è un'occasione bellissima, perché io sono cresciuto un po', diciamo, con un innamoramento di Aldo Tortorella nella sua funzione di responsabile delle politiche per la cultura del Partito Comunista Italiano, perché per me quella è una delle questioni importanti, e nella sua storia di banfiano, per la figura di Antonio Banfi, che per chi mi conosce sa che insomma è uno degli elementi chiave della mia formazione politica e insomma anche di quello che è la storia di Mercato da cui vengo. Per me oggi è questo, mi dovevo dire per forza. Io raccolgo questo stimolo, Pietro, per fare una domanda. Cioè, io sono convinto che dei tanti elementi su cui ci si sofferma di meno rispetto a quelli che vanno più di moda, che qualche volta vengono utilizzati anche un po' inutilmente, della figura di Berlinguer, nei pensieri lunghi, c'è proprio un'idea di come la politica deve agire. Io sono profondamente che la politica vince le sue battaglie sul piano culturale, e vince le sue battaglie quando le battaglie diventano un elemento di maggioranza del paese. C'è in questo una grande questione che è di natura politico-filosofica, perché nella storia della sinistra, non solo italiana, mondiale, la sinistra italiana in questo ha avuto una peculiarità, a partire anche da Gramsci, l'idea che la funzione culturale sia una funzione primaria e non secondaria, e che non basti la conquista del potere, democratica o non democratica che sia, per governare i processi. Una volta che tu arrivi al governo dei processi, se non hai prima vinto una battaglia culturale, se quella, la battaglia che tu stai giocando non è una battaglia culturalmente vinta nel paese, tu i processi non li governi, li subisci e finirai a fare delle mediazioni a ribasso. Anche qui il tema della mediazione è un tema importante, perché dentro alla domanda che tu facevi e dentro la figura di Berlinguer c'è, secondo me, forte l'idea alta del concetto di compromesso. Oggi la parola compromesso è una parola utilizzata in negativo, mentre il compromesso è qualcosa di importante, è qualcosa che mette insieme, però perché sia questo deve essere un compromesso alto. Ecco, allora io sono nato nel 77, il 77 è l'anno del discorso a Mosca di Berlinguer, un discorso importantissimo. Io non ho conosciuto la figura di Berlinguer come persona, ho iniziato a fare politica tanto tempo dopo. L'ho però letta, l'ho però studiata, e a me ha affascinato questo elemento che io considero l'elemento peculiare della storia del Partito Comunista Italiano. Cioè, quindi io non considero, anche su questo c'è un dibattito, la faccio breve, la metto lì solo così, io non considero Berlinguer un'eccezione della storia del Partito Comunista Italiano, io lo considero una punta alta, forse da alcuni punti di vista una delle punte più alte, ma di un cammino che richiede la questione culturale, una questione dominante e fondamentale. Credo che questo sia ancora un tema fondamentale per oggi. Quante volte noi ci troviamo a fare delle battaglie che sarebbero importantissime, e dimentichiamo che prima di tutto queste battaglie vanno fatte dalla società, e poi magari le perdiamo anche clamorosamente. Per esempio, di alcuni importanti momenti referendari in cui ci sorprendiamo che il paese non reagisce agli stimoli che ci sembrerebbero dovuti e normali, ma perché probabilmente abbiamo perso la capacità di costruire quel lavoro. E i dati che ci diceva Franco fanno parte anche di questo, e la positività dell'iniziativa delle Notte Rosse invece è proprio quella di provare a ricostruire dei luoghi in cui, oltre l'attività politica e oltre i momenti della campagna elettorale, oltre i momenti di raccolta del voto, su questo concludo, si produce consenso. Perché, per stare alla domanda, che cos'è il consenso? Il consenso è la capacità di prendere 1, 2, 3, 4 punti percentuali in più in quello o quell'altra tornata, è la capacità di trovare la battuta, la trovata che funziona e che piace a tutti in quel momento, o è la costruzione lunga e continua di uno spostamento delle opinioni della maggioranza delle persone verso una proposta politica che tu hai in mente di fare? Allora, innanzitutto ovviamente ci vuole una proposta politica, ci vogliono dei pensieri lunghi, ci vuole una visione di società, e però ci vuole questa idea tutt'altro che elitaria, che quando tu hai
una visione, e quella visione la puoi riuscire a portare nel popolo, la puoi riuscire a portare anche alla persona più semplice. Questo lavoro si fa con la costruzione continua di relazione con chi la cultura la produce, con chi produce immaginario, e questo mi sembra sia stato uno dei ruoli fondamentali proprio di Tortorella in quel percorso politico. Ecco, io credo che noi oggi dobbiamo ritornare a questa idea di consenso. Mi sembra che tante volte c'è chi il consenso lo considera un elemento negativo, quasi qualche cosa da cui fuggire, perché vuol dire inseguire le passioni, e chi considera il consenso un rincorrere la moda del momento con una conquista un po' semplice, perché è vero che in quel momento il consenso ce l'hai, ma non sei tu che hai portato le persone sulla tua posizione, ma sei tu che hai inseguito le persone esattamente come erano. E ovviamente qui, credo, in una sede come questa possiamo anche dirci questo: la funzione ultima della politica è produrre degli avanzamenti nella società. Se la politica insegue o si ferma dove la società già è, probabilmente serve poco, diventa forse gestione del potere, qualche volta ancella dell'economia della gestione del potere. Noi siamo in una fase in cui l'idea che conoscevamo della democrazia è assolutamente in discussione da questo punto di vista, anche perché il senso, i luoghi profondi del potere sfuggono alle dimensioni democratiche, sono ormai di dimensione più che internazionale. Ci sarebbero un'enormità di cose da dire, io mi fermo qua, e più che un intervento, si è capito, è anche una domanda, perché vorrei sentirti su questo. Grazie.